Ciao a tutti gli amici di Apple Magazine, in questa video recensione vi presentiamo un'app dal titolo FL Studio Mobile, sviluppato dalla ImageLine e rilasciato per tutti i dispositivi iOS e Android. Questa applicazione la collochiamo nella categoria Editing Music e Step Sequencer. È un'applicazione che può essere utilizzata dai principianti ai più esperti del settore. Andiamo a vedere nella overview principale come è composto il software. Abbiamo una sezione tracce dove possiamo visualizzare tutti gli strumenti che utilizziamo per il nostro brano. Ci sono alcune funzioni di equalizzazione, di modifica, di taglio, incolla e vari effetti che potremo utilizzare, ovviamente tutti raggruppati in alcune sezioni. La prima sezione abbiamo il keyboard, quindi andando a selezionare uno strumento a caso, abbiamo la possibilità di allargare ad esempio anche la tastiera, restringerla, avere una doppia tastiera, ecco come in questo caso, quindi poter usare a suonare a due mani. Poi abbiamo una sezione dedicata agli strumenti, dove abbiamo una vasta scelta di strumenti a disposizione dalla Software House. Abbiamo dei sample, dei synth, dei drum kit e dei loop. Ritornando alla sezione delle tracce, abbiamo alcune funzioni per l'editing, quindi abbiamo la possibilità di vedere tutte le tracce, di selezionare alcune parti delle tracce per andarle a modificare. Ecco come ad esempio ho cancellato questa sezione. Abbiamo anche la funzione undo, quindi se commettiamo degli errori mentre suoniamo, possiamo sempre tornare indietro. Vi faccio ascoltare una dimostrazione di una demo dello stesso software. Posso andare ovviamente entrando in tutti gli strumenti a disposizione. Quindi possiamo visualizzare le note che stiamo suonando, allargarle. Devo dire che è un'app molto dinamica. Suoni eccellenti, posso andare a visualizzare il metronomo e ovviamente modificandolo. Posso addirittura modificare gli strumenti. Ovviamente per ogni strumento avrò anche la possibilità di modificare il volume, il panning, il rilascio, l'attacco. Devo dire che è un software sviluppato molto bene. Inoltre abbiamo una sezione dedicata agli effetti. Molto realistico. Inoltre abbiamo la possibilità di utilizzare delle tracce audio, quindi parliamo di voci. Abbiamo questo è un banco suono precaricato dal software, ma contestualmente possiamo andare comunque ad acquistare, collegandoci direttamente al software, degli ulteriori banchi di suoni che possiamo addirittura andare a preascoltare in preview. Ultima funzione del software è la funzione del setup, quindi possiamo modificare, tutte le funzioni del nostro software, quindi dal keyboard, dal pitch bend e dal metronomo, e inoltre possiamo andare a collegarci all'user forum, quindi condividere dei brani e degli strumenti con persone che utilizzano la nostra stessa applicazione, il wifi server, quindi poter ascoltare e utilizzare lo stesso brano da più dispositivi. Ultima funzione, il core MIDI, quindi abbiamo la possibilità di collegarci uno strumento MIDI al nostro software.
Per questa video recensione è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!